Io allora ero membro del consiglio di fabbrica della Olivetti e si vede che Pertini ha avuto notizia che era in zona, lo invitammo. Il presidente della Repubblica. Era presidente, ecco, in quel tempo era presidente della Repubblica e lo invitammo ad essere presente, insomma, nel nostro luogo di lavoro. E mi ricordo che la Olivetti, in merito a questo storico incontro, attrezzò a tutti i dipendenti, naturalmente non impiegati, ma ai lavoratori, insomma, una tuta nuova. Una tuta nuova, bella, dico, stirata di cose. Io non la volli. Come mai? E quando si presentò, io andai là, ciao Sandro, e lui disse, ma perché tutti gli altri avevano la tuta nuova e io no? E sai Sandro, io a queste manifestazioni così non mi garbano. Io sono uno di ieri, uno di oggi e vorrei essere anche uno di domani. Dice, vabbè, e poi gli dici, scusa Sandro, ma colgo l'occasione per levarmi, come si dice, un sassolino, un coso nella gola. Io ho visto tempo fa, ho assistito ad una tua intervista, dove si parlava della polizia, insomma, di questa roba qui, e a un certo momento, me lo ricordo bene, che tu dissi anch'essi sono figli del popolo. Allora ti domando, compagno Sandro, ma quale parte del popolo erano costoro che non hanno fatto altro che bastonarci durante le nostre manifestazioni alla difesa di un posto di lavoro? Vogliamo scherzare? E lui mi prese così, mi abbracciò e a sapere, sangue nei tagliai, a sapere.